Del Satirosauro TV per la trasmissione Tiro News, oggi giornata veramente speciale. Sono qui allo stand di tiro di Pezzolo, Tesserete, e c'è una giornata tutta dedicata alle armi storiche, al tiro ad avancarica. Quindi una puntata speciale, una puntata dove intervisteremo persino un campione mondiale e grandi esperti, grandi tiratori di tiro avancarica e storico. Ci vediamo dopo. Buongiorno, sono Denis e vi presento la mia arma che utilizzo per le gare. È un fucile ad avancarica, modello napoleonico 1777, quindi un'arma a pietra focaia che viene utilizzato o veniva utilizzato durante le guerre napoleoniche. Quindi è un'arma ad avancarica, quindi la carica viene introdotta dalla forma della canna, mette la polvere e poi grazie alla bacchetta si spinge la polvere
all'interno della canna fino alla fine, la polvere e naturalmente anche il proiettile, e poi appunto si carica il bacinetto con del polverino, si chiude il bacinetto e naturalmente in questo momento la pietra focaia farà la scintilla ed aprirà il bacinetto accendendo la polvere. Vado? Vai. Voilà. Accende la polvere, la polvere accesa nel bacinetto entra e fa partire il colpo. Queste armi le utilizziamo negli stand di tiro con tutte le sicurezze del caso, ma originariamente erano utilizzate appunto sui campi di battaglia nelle guerre napoleoniche fino al 1820. Buongiorno a tutti, sono Curzio, sono il monitore dell'Associazione Ticinese Tiratori Collezionisti e qui abbiamo appena visto un banco dove sono esposti dei modelli principali con le tappe fondamentali dell'evoluzione dell'arma. Quindi si passa da un'arma molto primitiva che si chiamava tubo a mano o Handrohr dal tedesco. Questi praticamente erano stati visti sui campi di battaglia le prime volte verso la fine del 1300, inizio 400, e praticamente erano frammisti ai quadrati di picche dell'epoca rinascimentale e facevano modo di poter lanciare proiettili oltre la punta della picca. Quindi stiamo parlando delle guerre italiche, delle prime anni delle battaglie di Marignano, di Pavia, e poi si passa praticamente a un'evoluzione con le armi, passando e cercando l'accensione. Praticamente l'accensione è di passare da un'arma da accensione a miccia, come poteva essere questa, a un'arma che potesse essere portata spenta, ma poi con un'accensione provocata da uno sfregamento. Questo è praticamente un acciarino, è l'evoluzione finale dell'acciarino a pietra focaia, dove il grilletto, sfregando contro la martellina, fa scaturire delle scintille che vanno a accendere la porzione d'innesco. Allora, questa è un'arma praticamente che ha battuto i campi di battaglia fino alle guerre napoleoniche, quindi stiamo parlando del primo quarto del XX secolo, 1800, 1820, si sparava ancora con queste armi. Naturalmente queste armi erano avancarica, quindi bisognava
inserire la polvere dalla canna, quindi la polvere era messa in un contenitore di carta, da questo il nome cartuccia, veniva inserita nella canna e con un rimanente di polvere veniva praticamente innescato il bacinetto, che poteva essere chiuso in modo che non si perdeva la carica di innesco. A questo punto, fino al momento di andare a fare il fuoco, si armava il cane e tirando il cane percuoteva e apriva contemporaneamente questo bacinetto, dando praticamente accensione alla polvere all'interno della canna. Qui uscivano praticamente delle pallottole e di piombo, che erano pallottole rotonde, e queste pallottole, nello specifico di questo tipo di fucile, avevano un calibro di 17,5 mm a dipendenza poi della produzione, in quanto le produzioni erano molto artigianali. Questa produzione artigianale ha continuato fino all'invenzione del fulminato di mercurio. Il fulminato di mercurio ha permesso di trovare un componente chimico che esplodesse all'urto, e quindi si è passati a questa epoca tra il 1830 e il 1840. Gli eserciti si sono adattati al sistema di percussione. Allora, in questo sistema percussione non c'è più una pietra focaia che dà accensione, ma c'è una capsula di fulminato di mercurio che veniva messa su questo focone. In questo modo, è solo con l'abbattimento del cane che picchia su questa capsula che fa partire il colpo. Questo sistema praticamente è rimasto in auge fino alla fine della guerra di secessione americana, quindi stiamo parlando del 1865, dove i contendenti si sono battuti con queste armi ad avancarica, utilizzando già proiettili non più di forma rotonda ma di forma ogivale. E diciamo che l'esasperazione di questa, nella precisione di questi proiettili ogivali, sono il sistema Minier, che oltre a essere ogivale aveva una base vuota concava. Questo faceva sì che l'esplosione iniziale, la deflagrazione della polvere nella canna, dilatasse la pallottola, e questa pallottola nella dilatazione cominciava a incarnarsi, a incastrarsi nella rigatura e permettere un volo con una precisione girostazionaria, quindi una balistica molto più perfezionata. Quindi vedete che, a differenza di prima, questi fucili, che avevano delle ambizioni di tiro sui 100 passi, si parlava di 75-120 metri, con queste armi di metà 800 si avevano già delle ambizioni di tirare sui 600-700 passi, 800 passi, anche 1000 passi. E per questo noi avevamo introdotto nel 1851 la carabina federale, che portava un alzo di 1000 passi, erano circa 750 metri, vale a dire quasi un tiro di artiglieria. Presa nel suo complesso, l'unità poteva portare l'offensiva fino a 750 metri. Naturalmente, con questo tipo di armi, il tiro di precisione sportivo ha anche preso molto piede privatamente durante l'Ottocento, ed è diventato praticamente uno sport molto ambito, per cui molti tiratori hanno fatto confezionare queste carabine, che sono quasi confezionate su misura, tenendo calcolo del fisico dei tiratori, della forza, sia per quanto riguarda il peso. Vedete delle canne molto pesanti che potevano essere praticamente stabilizzate col peso. Un tiratore sportivo queste armi poteva anche avere un'ambizione di colpire dei 10, utilizzando già le prime diottre e degli accorgimenti di mira molto sofisticati rispetto a quello che succedeva nella truppa semplice. Queste
queste armi di precisione erano anche in dotazione a delle compagnie di carabinieri, certamente durante l'evoluzione degli eserciti, e questi facevano un po' il tiro di precisione della fanteria. Praticamente potevano colpire piccoli bersagli anche a distanze elevate. Più militi si ingaggiavano in questi tiri, più la raffica veniva praticamente portata sull'obiettivo. Ci sono stati degli episodi dove dei abili carabinieri hanno anche messo fuori combattimento ancora dei pezzi di artiglieria durante i momenti della ricarica. Ricarica che comunque anche in quest'epoca, vedete, un pezzo di artiglieria veniva sempre comunque svolto dalla bocca, quindi a avancarica. Quindi questo momento dove il pezzo era praticamente calmo, che non era praticamente impiegabile, era molto vulnerabile sotto il fuoco di questi carabinieri che avevano ambizioni di precipitare fuoco su un punto particolare delle batterie, specialmente dove i pezzi erano momentaneamente inutilizzabili. Con l'invenzione del sistema percussione si è arrivati anche a portare, almeno sulle armi da pugno, i primi sistemi a rivoltella, quindi con più camere caricate ad avancarica, e praticamente si è creata il fuoco a ripetizione, quindi non ci si doveva più fermare a ogni colpo a ricaricare, ma si portava con sé un'arma con la possibilità di avere almeno 6, ma anche 8, 12 canne a rotazione. Armando il canne voi vedete che la nuova camera si allinea, e quindi questa camera è sempre caricata in avancarica e innescata con le capsule. Quindi ci sono 6 possibilità. Fino all'invenzione del bossolo, tutte queste armi venivano preparate prima dell'impiego e ci si allenava anche a poter tirare di precisione a distanze da 25-50 metri. Dovete immaginare che a quell'epoca le pistole inizialmente venivano utilizzate prevalentemente con la mano sinistra, perché nella mano destra di solito si portava la sciabola, simbolo del comando per gli ufficiali, per i sottufficiali superiori. Oggi c'è stata una riscoperta di questo sport. In Svizzera abbiamo una sezione federale, un gruppo federale, praticamente la Federazione Svizzera di Tiro, che ha praticamente tiri in tutta la Svizzera e ha rappresentanti che partecipano ai campionati europei e addirittura ai campionati mondiali. Noi in Ticino la sezione ha 5 anni di vita, l'abbiamo fondata 5 anni fa e abbiamo già avuto dei onorevoli piazzamenti con una medaglia d'oro, una d'argento e 2 di bronzo ai campionati svizzeri. Qualcuno quest'anno sarà qualificato anche per partecipare con la pistola alle qualifiche per gli europei del 2019. Grazie.
Allora amici, oggi come vi abbiamo già detto giornata straordinaria per il tiro con le armi storiche, Riccardo Beretta che è il presidente dell'ATCA e poi abbiamo anche il nostro Doriano Junghi che è il presidente invece della Federazione Ticinese delle società di tiro, quindi abbiamo due autorità del tiro sportivo. E vogliamo sentire la loro opinione, la loro relazione su come sta andando questa bellissima giornata del tiro storico. Ovviamente il nostro Riccardo è parte diretta in causa in quanto presidente, a parte il pranzo delizioso che è stato stamattina, abbiamo visto armi di tutte, di tutte le tipologie dell'arma storica. Evidentemente la manifestazione di oggi ha due scopi. Il primo scopo è quello di incontrarci con i tiratori d'Oltralpe, infatti sono presenti con una grossa delegazione, e il secondo scopo è quello di far conoscere quali sono le categorie, rispettivamente la quantità o la qualità delle armi ad avancarica. Abbiamo delle armi a miccia, abbiamo le armi a pietra, fuocaia, abbiamo le armi a percussione, per cui abbiamo le armi naturalmente lunghe e abbiamo le armi corte, per cui anche dal punto di vista collezionistico c'è un colpo di vista, c'è una visione di quello che è lo sport del tiro ad avancarica. Vi ricordo che praticamente da 5 anni l'ATCA, che è l'associazione di Ticinese tiratori e collezionisti d'armi, ha al suo interno una sezione che si occupa dell'avancarica e che rispettivamente in questo breve periodo ha già portato agli allori svizzeri e prossimamente speriamo agli allori europei diversi suoi rappresentanti. Come dico, questa è una delle nostre manifestazioni, la prossima, e mi permetto di annunciarla, è prevista per il 20 di ottobre allo stand della città di Lugano e avrà come punto focale il tiro con il revolver d'ordinanza modello 29 e rispettivamente il tiro col fucile, rispettivamente col moschetto 11. Anche qui si tratta di avvicinare il grosso pubblico alle armi da collezione e dimostrare come il collezionismo, rispettivamente il tiro con queste armi, ha un suo fascino e rispettivamente non presenta, come qualcuno vorrebbe far credere, un pericolo per la società o rispettivamente non siamo certamente noi che sosteniamo, rispettivamente favoriamo degli atti terroristici o qualcosa del genere, perché è molto importante non demonizzare il collezionismo e le armi che vengono fatti nell'ambito della legalità, ma soprattutto mostrare i lati positivi di questo sport che in Svizzera è molto diffuso. Grazie Riccardo.
E adesso dobbiamo sentire anche il parere prettamente sportivo del nostro presidente della Federazione Ticinese, Doriano. Beh, cosa devo dire? Per noi è un mondo nuovo questo. Noi veniamo da una tradizione che è legata all'esercito svizzero con l'attività fuori servizio, con il tiro obbligatorio che ogni milite deve assolvere ogni anno, la classica distanza 300 metri e poi piano piano però abbiamo dovuto accorgerci che ci sono altre discipline. Dunque alla fine del 2004 le due federazioni ticinesi hanno fusionato i tiratori sportivi, che erano quelli che praticavano il tiro con la carabina 10 e 50 metri, con la società più grande, che è quella che pratica il tiro a 300 metri e con le pistole, e da lì è nato veramente una federazione improntata allo sport del tiro. Piano piano però stiamo collaborando con altre realtà, una è l'ATCA, con queste attività storiche e un po' con questi tiri particolari, dall'altra parte stiamo ampliando i nostri orizzonti, perché il tiro è fatto da tantissime cose. E l'attività di tiro non è solo quella che noi conosciamo. Purtroppo la Svizzera ha il vantaggio, da una parte, di poter disporre di un gran numero di tiratori, perché è dato dal milite che può portarsi a casa la sua arma personale. Dall'altra parte però siamo penalizzati perché ci manca la base che l'estero conosce con lo sport, il vero sport, il vero sport di competizione. Questo è uno. Dall'altra ci sono tantissime attività, perché oltre all'ATCA che spara con armi di collezione, armi storiche, ci sono tantissime altre attività, altre federazioni in Svizzera che vanno dal western alle silhouette metalliche, al tiro dinamico, per cui piano piano ci stiamo evolvendo e collaborando un po' con tutti per far conoscere tutte le attività di tiro presenti in Europa. Bene Doriano, sai cosa ti dico? Che Saltriosauro TV con la sua rubrica Tiro News sarà molto presente, molto presente in questo contesto. Ma prima stavo dicendo una cosa, cioè stavo pensando una cosa. È anche vero che il tiro, diciamo, tradizionale al quale siamo abituati, quindi con la 22 eccetera eccetera, no? Ovviamente richiede grande disciplina, grande autodisciplina e via dicendo, ma oggi io mi sono reso conto, guardando il tiro ad avancarica, che è un pochino più complicato, mi sbaglio? Nel senso, cioè, utilizzare un'arma che, molte di queste erano repliche ovviamente, perché altrimenti si rischia che ti esploda addosso, no? Quindi sono repliche fedelissime di queste armi antiche, ma richiede una cura incredibile, la caratura della polvere da mettere, il peso della palla, cioè Riccardo, sì. Dato che spettatori del Saltriosauro TV non sono tutti professionisti, cioè ce ne sono tanti che sono completamente digiuni di questo fantastico sport. Ma effettivamente, diciamo, prima di tutto ci vuole una grande autodisciplina, vista la complessità di queste armi e la complessità di manipolazione che queste armi comportano per poter essere pronte per il tiro. In secondo luogo, bisogna dire che questi tiri, al di là dell'aspetto folcloristico, vengono fatte secondo prescrizioni di sicurezza che sono molto avanzate, per cui evidentemente la manutenzione dell'arma, soprattutto per queste armi antiche o rispettivamente da collezione, anche fossero delle repliche, comporta un impegno da parte del tiratore, anche perché c'è un legame affettivo tra il tiratore e l'arma che gli permette di conseguire certi risultati. Ma al di là dei risultati in quanto tale, che può essere banale, c'è anche proprio la soddisfazione di poter sparare con delle armi oggi diremmo inusuali, che sicuramente nessuno userebbe più per un conflitto o rispettivamente per degli scopi che vanno al di là del puro piacere di sparare. Evidentemente
Certo, noi come ATCA organizziamo dei corsi di introduzione giustamente affinché queste gare o la pratica di questo sport venga fatto nella massima sicurezza e soprattutto la gente sia consapevole, deve avere rispetto dell'arma. L'arma è uno strumento, un oggetto evidentemente, che però deve essere gestito con testa e rispettivamente bisogna anche conoscere i propri limiti. Per cui, come dico, per noi è importantissimo l'approccio che viene fatto con questo strumento che serve per il tiro, quindi serve in un ambito proprio di piacere, al di là, come dico, del risultato che può anche essere importante, anche perché nel caso specifico di oggi abbiamo la presenza di persone che a livello svizzero e anche a livello europeo hanno ottenuto dei grossi risultati. Che in realtà oggi abbiamo anche un campione mondiale. Giustamente, in Svizzera lo sport del tiro è sempre stato seguito da vicino, sia perché, come ha detto l'amico Doriano, c'è una tradizione legata all'esercito, alla difesa nazionale, eccetera, e quindi il tiro, tra virgolette, la gestione delle armi fa parte del nostro DNA. Quindi ringraziamo il nostro Riccardo e Doriano per essere stati con noi e andiamo avanti con le interviste. Dopo voglio andare a beccare il campione mondiale, lo vogliamo, perché gli spettatori del Satirosauro TV lo vogliono conoscere. A presto dopo. Rieccoci qui e questa volta siamo in compagnia di un milanese, Franco Dell'Avo, ok, che è un socio ATCA ovviamente, e che mi stava raccontando una curiosità. Caro Franco, io penso che questa sia una caratteristica proprio delle persone che amano le armi storiche: approfondire i vecchi munizionamenti, approfondire diciamo quasi in maniera scientifica, ok, diciamo tutte le caratteristiche tecniche delle munizioni per arrivare addirittura a creare un colpo a salve, giusto? Un colpo a salve per dei cannoni che una volta venivano trainati dai cavalli. Sì, molto usati nella Prima Guerra Mondiale, il modello era Deport 75-27, 75-27 sappiamo che cos'è, non 75 il calibro, 27 la lunghezza della canna in calibri, e abbiamo, tramite una società di avancarica di Milano, di cui faccio parte, che è la società Lombardo-Veneto del tiro avancarica, abbiamo curato la realizzazione di questi colpi a salve da poter sparare con i petti della caserma, con i petti della caserma d'artiglieria a cavallo. Una chicca, ragazzi! In sostanza, per aggirare la mancanza del movimento originale a salve, abbiamo creato come una grossa cartuccia da caccia, okay, fatta in acciaio, era in due pezzi per motivi di lavorazione, che conteneva come fondello una cartuccia da caccia del calibro 36 accorciata, tagliata, che veniva infilata per avere la capsula, l'accensione. Poi veniva usata della polvere nera, intorno ai 50 grammi di polvere nera, pressata
diciamo, è tenuta in posizione con della farina di mais polenta, in poche parole. Eccoli. E quello veniva usato. Il famosissimo colpo polenta. Colpo polenta. Fantastico. E veniva usata per le manifestazioni dove si sparava salve. Poi c'era stata fatta anche un'aggiunta di polveri coloranti che facevano bianco, il rosso e il verde. Certo. Bandiera, secondo dei colpi. E sono stati usati parecchio, credo che lo usino ancora adesso. Bene, quindi noi ringraziamo Franco De Lavo per averci raccontato questa piccola chicca, no? Sulla, diciamo, l'utilizzo dell'esperienza nello sport della bancarica, ok? Anche per applicazioni coreografiche, nelle quali, diciamo, l'industria tradizionale non può arrivare per costi. Parliamoci chiaro, perché altrimenti l'industria avrebbe pensato a creare dei colpi apposta, no? Sì, ma esistevano nell'ambito dell'esercito dei colpi a salve per i cannoni del 75-27. Sì, finché erano in utilizzo però, dal momento in cui sono diventati storici. Purtroppo, siccome, diciamo, erano colpi costruiti in modo da presupporre degli alti quantitativi, chiaramente non potevano essere fatti col tonno, non fatti, certo, con sistemi, diciamo, per esempio, imbuttiture, eccetera, fare pochi colpi non era, certo, diciamo, non era economicamente sostenibile. E allora abbiamo fatto questo sistema molto artigianale, però efficace, perché fanno un bel botto. Quindi sottolineo ancora che occuparsi di armi storiche significa far vivere la storia. E quindi ancora grazie, Franco De Lavo, e alla tua associazione, che è l'associazione? La ATCA. Sì, ma quell'altra e ce n'è un'altra. E quella di Milano è la società lombardo-veneta del tiro a bancarica, che dagli anni 70 si occupa esclusivamente di armi antiche da bancarica. Benissimo. A fra poco. Siamo qui con Guido Rinaldi, che pur arrivando da Arona fa parte del comitato ATCA ed è iscritto alla Federazione Svizzera di Tiro. Certamente. Oggi, Guido, stai dando una mano per il conteggio dei punti. Esatto. Quindi, dacci una tua opinione sull'andamento agonistico della giornata. Come partecipazione è più che buona, considerando i tiratori che vengono oltre il Gottardo. Di tiratori locali ce ne sono parecchi, dopo la scuola effettuata
con l'ausilio del tenente colonnello Cavadini e gli altri soci dell'ATCA, sono arrivati a un ottimo livello con dei picchi di rendimento molto molto buoni, e ci sono già dei tiratori che hanno avuto il pass per i campionati europei dell'anno prossimo in Ungheria. Ecco, e Guido, oggi mi pare che ci sia un'altra gara, sempre di avancarica, a Torino, giusto? Quindi esatto, oggi Torino, la partecipazione oggi potrebbe anche un po' essere penalizzata. Esatto, perché ci sono le finali del campionato italiano a Torino con relativa assemblea con l'Associazione Nazionale degli Equibugieri, per vedere di fare il prossimo calendario per i tiri del campionato italiano dell'anno prossimo. Ecco, ma nonostante tutto qui l'affluenza è stata, diciamo, ottima, direi. È stata ottima, tenendo conto che molti tiratori svizzeri, quando si tratta di passare il Gottardo, hanno del remore, perché dicono c'è traffico, non esatto, vogliamo fare la coda e compagnia bella. Comunque come partecipazione è più che ottima. Perfetto, quindi ringraziamo anche Guido Rinaldi per il suo parere tecnico e continuiamo con la nostra gara di avalcarica qui a Tesserete, per l'esattezza allo stand di tiro di Pezzolo. A tra poco. Amici, come promesso, siamo qui con Bruno Reber, che per ben 6 volte è stato campione del mondo. Noi di là del web sentiamo già l'applauso. Allora, bene, okay, bene. Bruno, in quali specialità è stato campione? Allora, io 2 volte ero campione con il revolvere, una volta con il originale, una volta con il replica, e dopo ero 2 volte con il fucile a 100 metri, fucile libero, e dopo ero con la, come si dice, con il Mannschaft, con i, quando si fa un gruppo, okay, a squadra si affetta okay, anche il campione di squadra al revolvere,
e dopo la squadra anche Cominazzo, allora per Pietra, okay. La pistola a Pietra, sì. Ci sono già sei o solo cinque, non so. No, credo che siamo a cinque. Credo che siamo a cinque. Allora, sì. A cosa ancora? Io penso ancora un gruppetto. A squadra. A squadra, sì. Due o tre volte a squadra e tre, quattro volte in solo. Due volte a squadra e quattro volte in single. Ma cosa l'ha avvicinata a questo splendido sport che... Oltre a essere uno sport, è anche una grande lezione di storia. È cominciato con la storia, è cominciato anche andare a comprare le armi vecchie di 150-200 anni che sono vecchi, così. E dopo mi ha detto un amico, ma con quelli si può anche sparare. Io ho pensato, ma... Con un'arma con 200 anni forse non è un po' pericoloso, è un risico, no? E dopo sono andato una volta a vedere come hanno tirato qua in Svizzera e hanno tirato veramente bene, e io una volta ho preso dopo una replica perché avevo paura delle armi vecchie se vanno bene o no, e dopo sono così è arrivato. Il primo era con gli amici che già tiravano, siamo andati una volta in un boschetto a tirare su un pannello e loro non lo prendevano, io prendevo subito la prima volta e così dopo si arrivava a fare anche campionati in piccolo rama. Sì. Quindi prima hai iniziato per amore della storia, per amore storia, del, sì, del pezzo d'antiquariato, sì, in sé. Sì, sì. E poi la spinta a provarlo. Da bambini abbiamo anche giocato indiani, certo, con voi, come certo, era. Certo. Oggi non è più, io penso oggi non è più così, perché hanno il Game Boy e hanno il computer, ma quella volta era per noi indiani e cowboy erano i grandi, certo, tipi, no? Ma comunque è una, diciamo, è nato proprio dall'amore per la storia, sì, sì. Quindi l'ha invogliata, sì. E ha scoperto questa dote. Bene. Questo tiro a avancarica è venuto i primi tempi con gli originali, e dopo sono venuti le repliche, certo. Più o meno i più sono venuti dall'Italia, di Peter Soli. Sì. E così hanno fatto sempre più o meno le copie delle originali, no? Così i più o meno tanti possono adesso anche tirare con i replica, perché sono più o meno più buon mercati che, certo, le originali, certo, no? Ed è anche meno pericoloso. No, pericoloso non è, perché quando un originale ancora in buone condizioni, certo, non c'è non un c'è problema, no, no, certo, no, no, no. Ma può darsi che una volta una cosa non è giusta e dopo viene anche cara a rimetterla, allora tante volte si deve, quando una arma è cara, allora, certo, forse non si tira, perché, esatto, si rompe sempre qualche cosa, esatto, no? Ma qua in Svizzera abbiamo uno o due tipi che possono rifare come l'originale. Sarebbe l'originale, sì, sì. Beh. Bruno, qualche piccolo segreto per diventare campioni, oltre ad avere una buona mira, ma lei le miscele delle polveri se le prepara? Le miscele, le polveri? Sì, sì. Le prepara lei? Tutto, anche io tutto faccio tutto, anche le pallottole, faccio tutto io. Quindi fonde le pallottole? Tutto, okay. Tutto, e dopo anche... Si deve dopo andare, perché non è tutti gli armi sono uguali. Uno deve avere un po' di più polvere, uno meno, uno deve avere un più pesante pallottola che l'altra, e così si deve provare fino a che si ha la misura che si voleva, no? Avere sul cartone, Bruno, meglio tutto 10 o
o anche forse 1, 2, 3, 9. Da ex campione mondiale, ha qualcosa da dire ai giovani che, come giustamente diceva lei, sono lì con Game Boy? Per me è peccato a vederli. Io anche ho un figlio e lui i primi tempi solo giocava con quella roba lì. Io non ho mai visto l'interesse grande che si può avere con una roba così. Adesso lui ha più di 30 anni e ha anche ricominciato a tirare. Questa, ma i primi tempi lui ha detto no, no, con quella roba lì si prende mani sporchi e forse anche un po', anche per i giovani, tante volte anche caro, no? Questo è vero. Però ci sono anche le società di tiro che aiutano. Aiutano i giovani perché hanno roba che si può doprare e così possono anche, li insegnano a tirare tutto da fondo, ma c'è anche così una roba nel mondo nuovo che sempre tutti è contro il tirare, contro tutto quella roba lì, perché pensano sempre le armi sono fatte per fare morire qualcuno. I pregiudizi. E così noi abbiamo il sport, con l'altra roba no, non c'è niente da fare. È peccato che si sempre parla male dei tiratori. Sarebbe bene quando si potrebbe fare meno parlare male degli armi. E i tiratori e gli armi non sono colpi, sono colpi qui, quelli lì che fanno con gli armi una cosa che non si dovrebbe fare. Esatto, no? Esatto. Sì. Quindi noi ringraziamo di cuore Bruno Rebber per essere stato con noi e per averci raccontato così, in poche pillole, la sua avventura di ben 6 volte campione del mondo. Grazie Bruno. Grazie a lei. Grazie.
Carissimo Mirko, in conclusione di questa meravigliosa giornata, l'ufficiale federale di tiro cosa ci... No, l'ufficiale federale di tiro è soddisfatto perché abbiamo fatto una gara dal lato organizzativo, ma soprattutto anche senza incidenti e senza nessuna difficoltà di raggiungere quelli che erano gli obiettivi principali. Avere da noi i membri di squadre nazionali, avere una gara internazionale di alto livello, ma soprattutto festeggiare anche i 5 anni della sezione ticinese di tiratori, collezionisti e avancarica, quindi obiettivi super raggiunti. E noi ringraziamo il nostro carissimo Mirko Tantardini per averci ospitati a questa bellissima giornata. Grazie anche a voi e soprattutto vi aspettiamo a conoscere questi brillanti sport che sono quelli del tiro con le armi da collezione e con le armi da avancarica. Grazie Mirko, alla prossima.